parte dei diritti d'autore della vendita del libro alla Smart. Grazie. Presentiamo, siamo felici di presentare oggi il libro Mesoamerica alla ricerca del serpente piumato, scritto da Gaetano Appeso, libro dell'anno premiato al concorso Presidi del Libro di Taranto dedicato all'autore e giornalista Leo Grande. Siamo felici di ospitare oggi l'autore Gaetano Appeso che dopo aver effettuato un viaggio in Mesoamerica con l'amico Vittorio ha deciso di scrivere questo libro testimoniando così attraverso narrazioni ma anche descrizioni e racconti di viaggio quella che è stata la sua esperienza in Mesoamerica, nell'America centrale, il territorio dove si svilupparono le antiche civiltà Maya e Azteca, e ha raccontato quindi con particolarità e con ricchezza di particolarità le situazioni e quindi la cultura che ha incontrato, le esperienze vissute, mettendoci tanto amore ed evidenziando quindi quella che è la sua passione più grande, l'amore per l'archeologia e quindi per la scoperta di nuovi posti e di nuove culture. Chi è il serpente piumato? Il serpente piumato è un idolo, è adorato nel Mesoamerica, nell'America centrale, all'epoca delle civiltà Maya e Azteche. In realtà, dagli ultimi ritrovamenti, si è scoperto che in realtà questo dio era già adorato ai tempi dei Toltechi e degli Olmechi e stiamo parlando di una cultura che si è sviluppata tra il 1200 e il 900 avanti Cristo. Ma la peculiarità è che sia nei glifi che nelle raffigurazioni scultoree questo idolo viene rappresentato come un uomo alto, dalla pelle chiara e con la barba, in una popolazione che geneticamente è glabra, cioè a loro non cresce la barba sul viso, per cui la curiosità che ha mosso l'intera ricerca è com'è possibile che una cultura che non avesse mai visto uomini con la barba, che non avesse la consapevolezza che sul viso potesse crescere la barba, come poteva realizzare sculture di uomini con la barba? Chi hanno usato da modello e soprattutto chi era quest'uomo con la barba, dato che non è semplicemente stato un modello, ma addirittura ha scavalcato la piramide sociale fino a diventare un dio adorato da queste persone. Nel 1000 avanti Cristo, ben quasi 2500 anni prima dell'arrivo degli uomini con la barba, cioè i componenti dell'equipaggio delle tre caravelle di Cristoforo Colombo. Il ricavato delle vendite dei libri viene devoluto in beneficenza all'AISM, l'Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla. Dove può essere acquistato? Il libro può essere acquistato in tutte le librerie nazionali e ordinato sui principali motori di vendite online come IBS o Amazon.